Bentrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un alimento che negli ultimi anni, diciamo, ha suscitato sempre un po' di diatribe tra chi ne fa un consumo regolare e chi invece ritiene che debba essere completamente eliminato dall'alimentazione. Stiamo parlando del latte. Questa diatriba, diciamo, nasce qualche anno fa quando fu pubblicato da Campbell un libro ormai famoso, The China Study, in cui si puntava il dito soprattutto contro una principale proteina del latte, la caseina, ritenuta responsabile di favorire, diciamo, la formazione di ormoni e di fattori di crescita che andavano quindi a causare un maggior rischio di tutta una serie di tipologie di tumore. Dobbiamo dire che in realtà sia l'OMS che l'AIC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, non ha mai, diciamo, accreditato questi studi e anzi ritiene, insomma, più volte ribadito che non ci siano reali motivazioni per eliminare il latte e i latticini, insomma, dalla propria dieta. Che cos'è il latte? Il latte ovviamente è un liquido opalescente da un sapore dolciastro che viene ottenuto, diciamo, dalla mungitura di animali in buono stato di salute. È un liquido che contiene disperso tutta una serie di sostanze, la cui composizione varia a seconda ovviamente della razza dell'animale, dell'età, del periodo di mungitura. Se subito dopo, diciamo, la mungitura viene sottoposto a dei trattamenti termici per evitare il rischio che vi siano presenti alcuni microrganismi patogeni per l'uomo e quindi può subire un processo di pastorizzazione, sterilizzazione o microfiltrazione. Ovviamente abbiamo tanti tipi di latte, quello più utilizzato è il latte vaccino, ma abbiamo il latte anche di capra, di asino, oppure da fonti vegetali abbiamo il latte di soia, il latte di riso, anche se qui dobbiamo dire che questi tipi di latte da fonti vegetali non lo possiamo definire un vero e proprio latte, anche perché dal punto di vista nutrizionale hanno comunque delle composizioni completamente diverse. Il latte però è un qualcosa tra tutti i vari alimenti, è quello che forse più si avvicina al concetto di alimento completo, proprio perché contiene al suo interno tantissime sostanze, tranne che forse i due elementi a sfavore sono una quantità di ferro molto bassa e anche un numero di calorie, quindi un apporto energetico non molto elevato. Infatti per 100 ml, a seconda delle varie tipologie di latte, possiamo andare da 35 a 65 kcal. È costituito da proteine ad elevato valore biologico, i glicidi sono rappresentati soprattutto dal lattosio e contiene grassi sia saturi che insaturi. Ovviamente, in base al contenuto di grassi, possiamo classificare il latte in latte intero, quando il contenuto in grassi è all'incirca del 4%, latte parzialmente scremato, quando la percentuale è tra 1,5 e 1,8, e latte scremato, in cui la percentuale di grassi, insomma, è vicina allo 0,3%. La dose comunque che viene consigliata giornaliera di latte è intorno ai 150 ml, a cui bisogna aggiungere ovviamente quelle 2-3 volte a settimana il consumo di latticini e derivati vari del latte. Ma quali sono, insomma, le proprietà del latte? Allora, sicuramente quello per cui è anche, diciamo, un po' più famoso è per il contenuto di calcio e fosforo, importante per l'apparato scheletrico e quindi anche per prevenire l'osteoporosi. Contiene potassio, quindi ci aiuta a mantenere sotto controllo i valori di pressione arteriosa. Contiene proteine ad elevato valore biologico, quindi aiuta alla formazione della massa muscolare. È importante per i bambini, per gli adolescenti nella fase di crescita, per il contenuto di sali minerali e di vitamine. Contiene vitamina B12, che è importante per il sistema, per il buon funzionamento del sistema nervoso, a maggior ragione in coloro che seguono una dieta vegetariana, perché non possono prendere questa vitamina da fonti animali. Però il latte non è un alimento adatto, per esempio, per chi segue una dieta invece di tipo vegano. Altre buone
proprietà benefiche, insomma, del latte e che contiene comunque un numero di calorie, soprattutto nella versione ovviamente scremata, non molto elevato e quindi può essere inserito anche all'interno di diete ipocaloriche. Questo perché comunque ci aiuta a dare un certo senso di sazietà anche già la mattina, per esempio a colazione. Un recente studio pubblicato su The Lancet ha dimostrato che in effetti chi fa un consumo regolare di latte ha una minore possibilità di andare incontro a tutta una serie di patologie, anche quelle cardiovascolari e ictus. Infine possiamo dire che ha un basso indice glicemico e quindi può essere consumato, facendo sempre attenzione insomma, all'alimentazione, anche dai diabetici. Un alimento che comunque non è esente da alcune controindicazioni. Quali sono? Sicuramente non può essere assunto da chi ha un'allergia alle proteine del latte o da chi è intollerante al lattosio, però in questi soggetti sicuramente vi sono a disposizione tutti ovviamente una serie di prodotti senza lattosio. Ovviamente nella versione intera il latte è sconsigliato per chi soffre di dislipidemie, quindi ha colesterolo e trigliceridi alti, per chi soffre di epatosteatosi, colelitisi, quindi insomma anche in chi soffre di colite, anche se questa è una, diciamo, è una cosa un po' soggettiva in quanto ci può essere, diciamo, una tolleranza o meno diciamo, a questo alimento. Infine, quindi possiamo dire che al netto di tutto quello che abbiamo detto, non ci sono motivazioni particolari se non su particolari indicazioni del nutrizionista o del medico ad eliminare il latte dalla propria dieta. Quindi nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata è un qualcosa che possiamo comunque consumare con una certa tranquillità. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel o sui vari social. Vi invito a scrivere attraverso l'email nutrizionericci@virgilio.it anche se volete suggerire per esempio degli argomenti di cui trattare, e vi do appuntamento infine alla prossima settimana con una nuova puntata della rubrica Nutrizione e Benessere.